Impecco è leader nell'automazione dei laboratori per le analisi, o meglio per la gestione della provetta dei singoli operatori da quando viene fatta l'analisi fino all'emissione del risultato e quindi la comunicazione all'operatore. Quando eravamo in cerca di una soluzione per trasportare le materie prime dal magazzino alla produzione, abbiamo trovato nel MIR la soluzione che più si adattava alle nostre esigenze. Le dimensioni e la capacità del carico del MIR 200 Hook sono perfette per soddisfare le esigenze di trasporto della materia prima in produzione e liberare quindi gli operatori da attività a basso valore aggiunto, potendoli quindi concentrare su altre attività molto più importanti. Anche la facilità di utilizzo del MIR è stata una delle motivazioni per cui abbiamo scelto il robot. Anche i lavoratori meno esperti sono in grado di utilizzare il robot, capirne l'user interface e poterne apprendere le informazioni necessarie alla produzione in qualsiasi momento. Non potevamo permetterci di avere un percorso dedicato ad un'automazione per la movimentazione del materiale. El MIR rispondeva a queste nostre esigenze, in quanto ci lasciava la libertà di farlo viaggiare su un percorso promiscuo dove l'operatore, in caso di incrocio con robot, aveva solo da attendere che venisse definito un nuovo percorso dal robot in autonomia. Dal magazzino vengono preparate le commesse per la produzione componendo dei carrelli di un peso variabile fino a 500 kg. Quando in produzione una commessa viene terminata, viene dato l'input al magazzino di preparare il carrello successivo e di agganciarlo al MIR per il trasporto in produzione. Di conseguenza il MIR andrà a prelevare il carrello vuoto e lo porterà in magazzino. In questo momento viene dichiarata la postazione del personale in produzione e quindi di conseguenza la postazione sulla mappa dove il MIR deve consegnare la missione. Una volta terminate tutte le fasi di assemblaggio, il prodotto finito deve essere trasportato nella zona di preimballaggio. Anche in questa fase, una serie di informazioni viene scambiata con il MIR e viene resa disponibile al software. In questo modo, il software ha un'idea di quali sono le dimensioni dell'oggetto da trasportare dalla produzione al reparto di imballaggio. Attualmente movimentiamo 16 tipologie diverse di prodotto finito, oggetti variabili di lunghezza da 1 metro fino a 2,5 metri. Grazie al robot MIR abbiamo potuto focalizzarci su 3 aspetti molto importanti per Impeco: la delicatezza del prodotto, la sicurezza per i laboratori e la dinamicità dei processi. Il robot MIR è stato accolto con tanto entusiasmo e anche un pizzico di scetticismo, che è sparito subito dopo averne visto le potenzialità, la facilità di utilizzo e soprattutto quanto era user friendly. L'operatore aveva piena autonomia nel ricevere il materiale quando ne aveva bisogno, così come di far consegnare il prodotto finito nel reparto magazzino. In fase iniziale avevamo stimato di rientrare dal costo del progetto in 2 anni, ma ad oggi possiamo dire che riusciremo nel nostro intento con qualche mese di anticipo rispetto al previsto. Il robot MIR è stato implementato in un'area specifica del nostro stabilimento e abbiamo subito visto i vantaggi che ci ha portato e li stiamo apprezzando ormai da 1 anno e mezzo. Alla luce di questo, è previsto nel corso del 2021 l'introduzione di altri robot per coprire altre aree produttive e anche altre tipologie di movimentazione oltre a quelle che attualmente gestiamo.